Senti il bisogno di accontentare gli altri? Se la risposta è sì, guarda questo video fino alla fine perché ti spiegherò cosa c'è alla base di questo atteggiamento e quali sono le sue cause. Ho scelto di trattare questo tema perché da alcuni mesi sto lavorando con Marco, un ragazzo di 35 anni che mi ha chiesto aiuto perché aveva problemi relazionali. Quando gli ho chiesto che tipo di problemi avesse, lui mi ha detto che si sentiva sempre a disagio con gli altri, si sentiva sempre in difficoltà e non riusciva mai a far rispettare le sue esigenze. Abbiamo esplorato meglio le sue relazioni, come lui le vivesse, e mi ha detto che aveva la tendenza ad essere particolarmente accondiscendente alle richieste, alle esigenze altrui, anche a discapito dei propri desideri. L'autostima di Marco era strettamente legata all'approvazione degli altri. Lui faceva di tutto per ricevere l'approvazione. La storia di Marco è quella di tantissime altre persone. Mi capita infatti molto spesso di lavorare con persone che fanno dipendere la propria autostima dall'accettazione, dall'approvazione degli altri. Cosa c'è alla base di questo atteggiamento? Molto spesso vi è l'idea che solo se io acconsento alle richieste altrui, solo se io ricevo l'approvazione degli altri, tu non ti allontanerai. Alla base di questo comportamento particolarmente accondiscendente vi è la convinzione che se io faccio tutto ciò che dici, tu non ti allontanerai, tu non te ne andrai, non mi lascerai solo. Questo ci fa capire come a volte il bisogno di approvazione nasconde una profonda paura dell'abbandono. La persona crede che solamente attraverso l'approvazione degli altri, essendo sempre disponibile, otterrà la vicinanza delle altre persone. Questo può portare la persona a sacrificare i propri desideri, le proprie esigenze, a non far rispettare i propri confini. Marco, ad esempio, non riusciva mai a dire di no a qualunque richiesta, anche quelle richieste dei colleghi che andavano contro i suoi principi, i suoi stessi interessi, lui non riusciva a dire di no. Per lui dire no significava rischiare una rottura, rischiare un allontanamento. E questo che cosa significa? Per molte persone essere abbandonati, immaginare un abbandono, significa non valere, significa essere sbagliati, significa avere qualcosa che non va, essere delle brutte persone. È come se all'inizio vi fosse l'idea: se io ti accontento, tu non te ne andrai. Sotto questa convinzione c'è l'idea: se io ho una persona al mio fianco, significa che vado bene. Se tu non mi abbandoni, significa che io valgo, che io sono una bella persona. Infatti, queste persone spesso alla mia domanda: come ti sentiresti se dicessi di no? Spesso mi rispondono che non sono una bella persona, che sono egoista. Le persone che hanno un profondo timore dell'abbandono spesso credono che mettere un confine, non assecondare esigenze altrui, significa essere cattive persone, significa non andare bene, significa essere egoiste. Dietro il bisogno di accontentare gli altri, quindi, vi è la convinzione che se io ti accontento, tu non ti allontani, se tu non ti allontani, io vado bene, io valgo. Come puoi ben immaginare, questo meccanismo può alterare enormemente le relazioni per due motivi principali. Il primo, come nel caso di Marco, la relazione diventa fonte di frustrazione, di sofferenza. La relazione non è qualcosa nel quale ci possiamo esprimere apertamente, liberamente, esprimere sinceramente se stessi. Ma no, bisogna accontentare gli altri, bisogna
Bisogna sempre frustrare i propri desideri per andare incontro alle esigenze, ai desideri altrui. Un'altra conseguenza molto negativa è che le relazioni sono false. È brutto dirlo, mi dispiace dire queste cose, ma se ti relazioni con una persona che ti mostra una maschera, che non esprime se stessa, che relazione è? La persona non si relaziona con l'autenticità, ma con una maschera, con una paura. Se tu sei sempre accondiscendente, se non riesci a dire di no, se non riesci ad esprimere i tuoi desideri, che relazione hai? La persona che si relaziona con te non si relaziona con il tuo vero sé, ma con una immagine che tu stai dando. E questo, come puoi ben capire, crea relazioni finte, crea relazioni superficiali perché tu non senti la libero, non ti senti libero di esprimere te stesso, i tuoi desideri, le tue esigenze, anche ciò che non ti va bene. Credere che il nostro valore dipenda dalla vicinanza delle altre persone e che questa vicinanza dipenda dal nostro essere accondiscendenti e disponibili non tiene in considerazione un aspetto fondamentale. Cioè che i comportamenti altrui non dipendono da noi. In questa sequenza di credenze vi è l'illusione di controllare i comportamenti altrui tramite il nostro atteggiamento. Questo non è assolutamente vero. Infatti potrà capitarti che sarai disponibile, andrai incontro alle esigenze altrui e questa persona ugualmente sceglierà di allontanarsi. Tu potrai fare del tuo meglio, potrai andare incontro a tutte le esigenze e questa persona potrà allontanarsi ugualmente. È fondamentale prendere consapevolezza di questo per capire che questa sequenza di credenze e di convinzioni è totalmente irrazionale. Se sei caduto in questa trappola, prendi consapevolezza che ti stai generando una frustrazione, che ti stai generando una sofferenza nell'illusione di tenere a fianco a te queste persone. Anzi, rischi di tenere a fianco a te queste persone solamente perché sei accondiscendente, sei sempre disponibile. E vuoi queste relazioni, vuoi delle relazioni sincere, nelle quali le persone ti sono vicine perché ti amano, ti vogliono bene e ti rispettano? O vuoi intorno a te delle persone che ti usano e che stanno vicino a te solamente perché tu le accontenti? È bene che tu rifletta sul tipo di relazioni che vuoi. Ma ora cerchiamo di capire meglio come mai alcune persone strutturano questa sequenza di idee. Spesso dietro questo atteggiamento vi è un'infanzia caratterizzata da un amore condizionato. Infatti, tornando a Marco e alla sua storia, abbiamo cercato di capire in che modo i suoi genitori esprimessero l'affetto, in quali situazioni, in quali occasioni. E lui mi ha detto che riceveva complimenti, abbracci ed espressioni di affettività ogni volta che faceva qualcosa di buono. Ogni volta che rispettava le regole altrui, ogni volta che era condiscendente verso le richieste degli altri. Più di una volta, quando era bambino, la nonna gli diceva: "Se ti comporti così, sei un bravo bambino". Quando da piccolo cercava di mettere i confini con gli amichetti, la nonna spesso lo etichettava come cattivo bambino, come egoista. Ricorda in particolar modo quando da piccolo non voleva prestare il pallone al cugino. La nonna gli ha strappato il pallone dalle mani dicendogli: "Non fare il cattivo, sei solamente un bambino egoista". Nonostante siano passati tanti anni, Marco si sente ancora quel bambino piccolo che per essere approvato, per essere accettato, deve essere accondiscendente, deve essere disponibile, non deve mai dire di no.
Lui ancora oggi sente nelle sue orecchie la voce della nonna che gli ripete che se non si comportava bene era un cattivo bambino, era egoista. Oggi Marco sta lavorando molto sulla sua autostima, sul riscoprire il suo valore e sul prendere consapevolezza che il comportamento e l'approvazione altrui non dipendono da lui e tantomeno dal suo valore. Spero che questo video ti abbia aiutato a capire la complessità delle convinzioni che sono alla base del bisogno di accontentare gli altri. Se hai delle domande, delle curiosità o vuoi esprimere un tuo vissuto, puoi tranquillamente scrivere nei commenti. Poi, se vuoi approfondire il tema dell'approvazione altrui, ti consiglio di guardare questo video e mi raccomando, non dimenticarti di iscriverti al canale attraverso questo link e noi ci vediamo al prossimo appuntamento.